Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Riprendiamo il secondo giorno del convegno sul percorso femminile e femministi nel Medio Oriente e l'Africa. Cominciamo questo secondo giorno. Ovviamente il convegno, come sapete, è stato organizzato dal centro di ricerca CEMAS della Sapienza e Osservatorio sul Mediterraneo. Osmed de San Pio V, quindi io non vorrei rubare tanto tempo, cioè avremo un bellissimo giorno di cominciare oggi con bravissime relatrici e in particolare anche moderatore dottor Hashas. E il nostro discussant praticamente Diego, benvenuti e benvenute a tutti. Do la parola a dottor Assas per cominciare questo convegno. Bene, buongiorno a tutti e tutte. Grazie Shirin per l'invito, grazie a tutte le organizzatrici, c'è Alessandra qua e Leila. Mi fa piacere di essere con voi in questo evento su questo tema, un tema caro, perché mi ricordo dal liceo, al primo paper che ho scritto in inglese di 6 pagine, era sulle donne nella tradizione araba-islamica. Quindi da lì sono andato a leggere Mernissi è diventata la mia campionessa nel campo. Quindi sono contento di essere con voi e di sentire le comunicazioni dei nostri e nostre relatrici oggi. Comincio a presentare i nostri speakers. Sono Deborah Scholart, Nijmeh Edres, Alessandra Mignoli, Jessica Olush e Diego Pagliarulo che farà il discussant del panel. Ma comincio con Deborah Scholart, che è una ricercatrice di diritto musulmano e dei paesi islamici all'Università di Roma Tor Vergata, autrice di diverse pubblicazioni sul diritto penale e sui diritti delle donne nel mondo islamico. Lei parlerà sulla violenza contro le donne nella zona MENA e le risposte del diritto. Prego, Deborah, hai il massimo di 20 minuti, 18 minuti, vi alzerò la mano, così avrete 2 minuti per fare una sintesi. Quindi la parola a te. Benissimo, ti ringrazio. Dunque, naturalmente parlare di diritto è sempre un'operazione un po' rischiosa perché può essere materia interessantissima quanto noiosissima, ma coloro che hanno seguito i lavori di ieri si sono resi conto di come il diritto sia parte attiva della vita di tutti noi, perché è stato evocato dalle relatrici che si sono occupate di Libano, di Turchia, di Kurdistan iracheno, il diritto è dappertutto. E con riferimento alle donne, il diritto del quale voglio così parlare oggi è il diritto a vivere libere dalla violenza. Perché dobbiamo affrontare questo tema in un convegno sulla, diciamo, la condizione femminile in area MENA? Perché un pregiudizio molto diffuso, ma purtroppo in parte anche radicato nella realtà, vuole che la cultura giuridica araba, più in generale la cultura giuridica islamica, in qualche modo avalli o tolleri forme di violenza nei confronti della donna. Queste forme di violenza sarebbero un riflesso del modo con il quale sono costruiti i rapporti personali all'interno delle famiglie arabe. Il modello delle famiglie arabe è un modello patriarcale che si è venuto costruendo nel tempo, che ha un forte radicamento coranico e che vede le famiglie arabe musulmane naturalmente, e che vede la divisione dei compiti tra coniugi ripartita per macro categorie, secondo per l'appunto un modello patriarcale che in realtà era lo stesso modello che avevamo in Italia fino alle riforme degli anni 70-75, quindi voglio dire, facciamo molto gli splendidi, gli spiritosi, ma la riforma del diritto di famiglia è avvenuta quando avevo già 5 anni, quindi che ho anche detto quanti anni ho e va bene. Il modello tradizionale, quindi islamico, arabo, prevede la donna mantenuta dal marito, è la nafaka in
in arabo, e il marito che in cambio di questo mantenimento nei confronti della donna esercita la ismat, una potestà nei confronti della donna stessa. Il corrispettivo di questa potestà è naturalmente la contropartita di questa potestà è naturalmente la sottomissione della donna e il suo dovere di obbedienza. La donna, nella concezione patriarcale che in parte del mondo arabo-islamico è in corso di superamento, ma è ancora molto presente, vede proprio l'idea che la donna debba obbedire al marito così come devono obbedire al padre i figli, quindi un rapporto gerarchico all'interno della famiglia. Il nesso tra mantenimento e obbedienza, diciamo così, trova il suo fondamento in un versetto coranico famosissimo, direi famigerato. Tutti voi che studiate questi temi certamente lo conoscete, è il famoso versetto 4:34, in cui si pone il rapporto gerarchico tra uomini e donne, in cui a un certo punto Dio dice: quanto a quelle donne di cui temete la disobbedienza, i mushuz, ammonitele, poi lasciatele sole nei letti, poi battetele. Su battetele non voglio spendere tantissime parole perché andremo a guardare il diritto dei saggi islamici contemporanei, però questo nesso tra la donna riottosa, e ci sarebbe anche da capire che cos'è la riottosità, ma comunque la donna nascita riottosa e il marito che la corregge è il perno intorno al quale nei secoli, ormai più di un millennio, la cultura arabo-islamica e quindi poi di seguito in espansione tutte le culture patriarcali che hanno incorporato la Sharia, il modello giuridico islamico, dicevo, questo è il modello in base al quale si è stabilito che effettivamente un certo potere correzionale il marito nei confronti della moglie lo può esercitare, con due momenti critici. Il primo momento è l'identificazione della condotta di mushuz, che cos'è la disobbedienza, che cos'è la riottosità. Gli studiosi modernisti recentissimi mettono l'accento sul fatto che leggendo il Corano l'idea di nushuz è da ricondurre principalmente a un comportamento inappropriato dal punto di vista sessuale, perché anche l'uomo può essere un nashid, cioè anche l'uomo può avere appunto un atteggiamento, un comportamento moralmente inappropriato, moralmente dal punto di vista appunto della condotta sessuale. Vi è quindi oggi una corrente interpretativa che tende a restringere il significato di nushuz e quindi di conseguenza anche a limitare i casi nei quali eventualmente la donna può essere corretta. E poi naturalmente c'è la questione dell'irbuhunna, no? Di questo battetele, di questo ordine che il Corano sembra dare in maniera molto chiara, anche questo oggetto oggi di reinterpretazione sulla spinta, diciamo, degli studi teologici e giuridici portati avanti soprattutto da studiose musulmane, ma poi anche da uomini. Per moltissimo tempo la tradizione si era tenuta nel senso di dire l'uomo può effettivamente picchiare la donna e sarebbe bene che la picchiasse in zone del corpo dove non si vede, quindi non il viso, ma le braccia, le gambe, la schiena. I modernisti più attenti, diciamo così, a un'esegesi del Corano che dia pienamente conto dello spirito del Corano e anche, per esempio, della vita del profeta, dicono attenzione, perché nella sunna del profeta il concetto di uso della forza è limitato al possibile impiego di una, adesso mi manca la parola araba, lo stecchino con il quale ci si puliva i denti prima dell'invenzione dello spazzolino. Bravo, bravo. Mi era mancata la parola. Quindi, diciamo, una violenza più psicologica che fisica, perché a meno che lo stuzzicadenti non lo infilate nell'occhio di una persona, il dolore fisico che potete procurare con un oggetto del genere è veramente quasi insignificante, ma certamente l'impatto psicologico, non morale, di essere sgridati, bacchettati è notevolissimo. Questa naturalmente è la teoria oggi attuale moderna, perché nella realtà dei fatti non sono stati pochi casi di uomini che hanno giustificato, hanno tentato di giustificare la loro condotta sulla base di un'interpretazione patriarcale del versetto coranico, che dice: vabbè, ma se Dio ha detto che posso correggere mia moglie anche con le botti, do la fracassata di legnate, così impara e non lo fa più. Okay? In questo quadro diventa quindi interessantissimo vedere che cosa fanno gli stati contemporanei. Andiamo un po' nella realtà concreta delle cose. Innanzitutto perché le leggi adottate negli anni 2000 da alcuni paesi arabi in tema di violenza contro le donne e di violenza domestica dimostrano come non sia vero che c'è un fondamento coranico che autorizza a picchiare donne. Se ci fosse un chiarissimo, inequivocabile fondamento coranico nell'uso della forza contro le donne,
I legislatori, soprattutto in questo momento storico in cui l'identità islamica è un tema politico di grande rilievo e quindi i legislatori sono molto cauti nel porsi contro, diciamo così, la tradizione, mai o comunque certamente con moltissima cautela prenderebbero posizione per vietare qualche cosa che dal diritto islamico è permesso. Ma proprio perché non è affatto vero che il diritto islamico permette agli uomini di malmenare le donne, ecco che i legislatori contemporanei hanno spazi di manovra per adottare delle leggi in materia. Negli anni 2000 sono state emanate delle leggi appunto sulla violenza contro le donne o sulla violenza domestica in area MENA. La legge saudita non vale neanche la pena di parlarne perché è appena una bozza che dà delle indicazioni non tanto sulla nozione di violenza, quanto su strumenti di protezione per le donne eventualmente vittime di violenza, ma è una legge molto, molto elementare, molto semplice, non particolarmente significativa. Più interessanti e anche più precise, pur con tutti i loro limiti, sono le leggi del Libano, della Giordania, della Tunisia, del Marocco e del Bahrain. Libano, Giordania e Bahrain hanno adottato leggi relative alla violenza contro le donne, sulla violenza domestica, mentre Tunisia e Marocco leggi più ampie sulla violenza contro le donne, che poi ha anche naturalmente una dimensione di violenza domestica. E io, insomma, visto che non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, mi vorrei proprio concentrare sulla questione della violenza domestica, che è anche quella più subdola. Se volete, doppiamente violenta, no? Perché non c'è soltanto l'atto di violenza nei confronti delle donne, ma c'è anche quella lesione del rapporto di fiducia che dovrebbe unire gli appartenenti allo stesso gruppo familiare, che invece viene ovviamente distrutto, sgretolato dall'aggressione normalmente dell'uomo a danno della donna. Allora, le leggi di Libano, Bahrain e Giordania sulla violenza domestica perdono un po' di tempo a definire che cosa si intende per famiglia. E questi sono interessanti da leggere perché danno un'idea di famiglia molto allargata. Adesso vado cercando dei riferimenti per farvi degli esempi. Allora, in Libano, ad esempio, la famiglia è composta da tutta una serie di personaggi. Marito, moglie, figli, nipoti, figli adottivi, perché naturalmente nella società libanese per i non musulmani è possibile anche l'adozione, membri della Usra Badila, quindi la famiglia sostitutiva, sono quelle famiglie alle quali vengono dati in affidamento i bambini, quindi una concezione molto, molto ampia della stessa. I legislatori tendono a normalmente a circoscrivere la tutela della legge contro la violenza domestica ai membri attivi della famiglia e quindi in Libano, Giordania e Bahrain l'aggravante è legata al fatto di essere un coniuge del partner o un parente maschio della persona vittima di lesione. In Tunisia e Marocco c'è un ampliamento di questa categoria perché vengono correttamente presi in considerazione anche gli ex coniugi e gli ex fidanzati. Quindi il legislatore allarga l'attenzione anche a quella categoria che è un po' ibrida del fidanzato, che non si sa se è un parente oppure no, perché finché non si come dire, radicalizza, radicalizza, finché non si radica il legame nel matrimonio, ovviamente il fidanzato è sostanzialmente un estraneo ma un po' più intimo. Ebbene, però, il legislatore prende in considerazione anche questo tipo di questi personaggi per aggravare la pena nei loro confronti qualora abbiano messo in opera azioni di tipo violento nei confronti delle donne della loro famiglia. L'idea quindi della definizione di famiglia rileva per capire che cosa ha in mente il legislatore quando tenta di restringere e confinare questo tipo di comportamenti. Vi è poi il tema il problema dell'identificazione dei comportamenti passibili di attenzione da parte del legislatore. E sotto questo profilo si segnala, a mio avviso in senso negativo, la legge libanese. Ieri la collega ci ricordava insomma, le difficoltà, la vivacità del contesto giuridico libanese, il fatto che il settarismo comunitario incide in maniera spesso negativa sulle campagne volte a ottenere il miglioramento di diritti o
la ridefinizione di ruoli anche sociali all'interno della società libanese, il settarismo lo vediamo operare sempre e comunque nel senso di confezionare leggi non brillantissime. Allora, per capirci, la legge libanese mette tra le condotte che rientrano nel concetto di violenza domestica l'accattonaggio forzato, va bene, lo sfruttamento della prostituzione, va bene, l'omicidio, va bene, l'uso della forza o minacce per ottenere un rapporto sessuale, poi su questo torniamo tra un istante, e poi l'adulterio. Allora, io sinceramente, signori, sull'adulterio messo come fattispecie penalmente rilevante in tema di violenza domestica, mi sono arenata. Non capisco il senso di questa scelta, nel senso che verosimilmente il legislatore voleva introdurre una riforma della disciplina dell'adulterio, un po' come fanno gli italiani. La prima legge che gli è passata sotto il naso come dire, l'ha utilizzata come occasione buona per inserire questa norma. Ma il problema è che quando si scrivono le leggi così, e noi italiani lo sappiamo, le leggi sono scritte male, perché poi le leggi si interpretano nel loro insieme. Allora, mettere l'adulterio tra le condotte identificate come violenza domestica, per me non è molto sensato, diciamo così, crea confusione interpretativa, anche perché durante il dibattito parlamentare si era invece discusso se affrontare più nel dettaglio il tema, per esempio, della violenza psicologica ed economica, lo stalking, il mobbing, tutta questa roba qui invece è stata esclusa dal testo di legge definitivo. Quindi vedete anche come le pressioni dei diversi gruppi sono in grado di condizionare il contenuto della legge. Vi dicevo, il legislatore libanese indica come possibilità di violenza domestica l'uso della forza o delle minacce per ottenere un rapporto sessuale. Allora vorrei attirare la vostra attenzione sul tema dello stupro coniugale, perché si co ricollega alla questione delle relazioni tra coniugi, che cosa devono fare reciprocamente moglie e marito, ed è un tema annosissimo, diciamo così. Anche nel nostro ordinamento ci è voluto veramente molto, molto tempo perché il sistema riconoscesse il fatto che non basta essere sposati per avere diritto al corpo di una donna. Allora, il problema è che nella costruzione della famiglia, del modello di famiglia sharaitico, che poi è riflesso nell'ordinamento positivo degli stati di Are Amena, che sono abbastanza coerenti con il modello tradizionale sharaitico, l'uomo ha diritto al corpo della donna, perché è una parte del corrispettivo contrattuale, l'uomo dalla donna, il mahr in cambio del godimento sessuale che lei gli consente. Storicamente la dottrina si è interrogata, dibattuto, ma il marito può quindi forzare la moglie? Sì, no? Diciamo l'opinione maggioritaria era nel senso che il marito potesse imporsi alla moglie almeno una volta, e tutte le restanti occasioni, dovendo in teoria essere frutto della capacità di convincimento del marito nei confronti della moglie, che dice: guarda, venire a letto come cosa buona e giusta, quindi stai tranquilla, serena, rilassa e degolita. Questo più o meno dovrebbe essere il meccanismo. Però certamente il fatto che ci sia un nesso e che nell'idea di mantenimento e sottomissione sia implicito concettualmente il fatto che la donna si rende disponibile all'uomo, ovviamente rende molto complicato poi sanzionare condotte aggressive nei confronti della donna stessa. Allora, il legislatore libanese che dice è vietato, è considerato violenza domestica l'uso della forza o delle minacce per ottenere un rapporto sessuale, ma che poi nella norma relativa alla violenza sessuale dice che la violenza sessuale è il rapporto ottenuto con la forza con una donna diversa dalla moglie, ci sta dicendo che lo stupro coniugale in sé non è un reato, potendo invece essere oggi considerato un reato le botte prodromiche a ottenere il rapporto sessuale. Mi seguite? Quindi è una formulazione piuttosto ambigua. Diversa la situazione in Tunisia. La legge tunisina sulla violenza contro le donne ha riformato la disciplina della violenza sessuale contenuta nel codice penale, l'ha resa molto più coerente, diciamo, con le tendenze in giro per il mondo, quindi è una definizione molto, molto ampia, molto precisa. Tra l'altro, il legislatore ha eliminato finalmente il matrimonio riparatore in caso di stupro, quindi anche questa è una conquista per le donne. Però il legislatore tunisino non considera in maniera autonoma lo stupro coniugale, e questo è un problema perché nel codice dello statuto personale
L'articolo 13 del codice ci dice che il marito non può obbligare la moglie alla consumazione se lui non ha pagato il mahr, il che ci fa pensare, cioè il donativo nuziale, il che ci fa pensare che a norma di legge se lui ha pagato il mahr può invece obbligare la moglie al coito. Ovviamente non stiamo dicendo che i mariti tunisini sono tutti gli stupratori, stiamo dicendo che ci sono delle occasioni nelle quali la legge... Se il legislatore non è attento, diciamo così, a inserire la legge in un quadro normativo più ampio, la buona intenzione, la riforma, no? Nella legge contro la violenza nei confronti delle donne, la buona intenzione rischia di essere vanificata da altre parti dell'ordinamento che non sono state prese in considerazione. E chiudo invece facendo un esempio relativo al Marocco. Il legislatore marocchino anche in questo caso ha adottato una legge relativa alla violenza contro le donne, quindi una legge di ampio respiro, ha disciplina della violenza sessuale molto ampia e prevede tra l'altro l'aggravante nell'atto di violenza sessuale, l'aggravante data dal fatto che l'autore sia un ascendente, una persona che esercita autorità sulla vittima, il tutore, un domestico, un funzionario, un ministro di culto, quindi prende in considerazione un ampio ventaglio di soggetti che tradizionalmente si trovavano invece in una posizione di forza nei confronti delle donne che quindi sono stati protagonisti spesso di atti inappropriati, per usare un eufemismo, nei confronti delle donne. Nel 2019 in Marocco c'è stata la prima sentenza che ha condannato alla reclusione per violenza sessuale un marito stupratore. E questa è una sentenza interessantissima della Corte di Appello di Angeri che ribalta la sentenza di primo grado. In primo grado il giudice, dunque la faccenda è questo, il marito aveva preso la moglie contro la sua volontà e credo che fosse anche il primo coito perché trovano segni di deflorazione, quindi la prende contro la sua volontà in maniera piuttosto decisa, appunto tale da lasciare i segni. La moglie si rivolge al giudice, e anche questo è interessante: quando ci sono le leggi, le donne sono informate dell'esistenza delle leggi, possono trovare il coraggio di attivarle e contribuire al cambiamento della società. Dunque, la donna si rivolge al giudice, il giudice di primo grado dice: guarda, il marito lo condanniamo a 2 anni di reclusione per aggressione e percosse, ma non possiamo condannare per stupro perché è impossibile parlare di violenza sessuale in presenza di un certificato di matrimonio. Ok? Quindi la concezione ultraclassica del rapporto coniugale, il marito tutti i doveri sulla moglie. La donna ricorre in appello appunto alla Corte di Appello di Tangeri e la Corte di Appello dice varie cose. La violenza sessuale si verifica quando il marito consuma una relazione con la moglie senza il suo consenso e sotto costrizione. La costrizione può essere fisica, ma anche morale attraverso ricatti e minacce, ovvero, dicono i giudici, praticando rapporti sessuali in modo da umiliare la donna e violare la sua dignità. Qui abbiamo capito tutti di che si tratta. Dopodiché, i giudici di Tangeri concludono, ed è una sentenza storica in Marocco, ma direi che è storica per l'area MENA, a dire il vero, il vincolo coniugale deve garantire la protezione della moglie e non deve essere usato come pretesto per consumare rapporti sessuali contro la sua volontà. Vedete quindi che da un'idea assolutamente patriarcale dei rapporti di genere, attraverso la riforma legislativa, che ovviamente avviene perché le donne partecipano alla vita politica e, come dire, fanno sentire la voce delle loro necessità, si arriva poi all'ultimo atto, che è l'atto della giurisprudenza, che ci dice se effettivamente certi valori sono stati interiorizzati oppure no nel sentire comune, e il caso del Marocco è un caso, da questo punto, un leading case, no? Un caso da manuale, è cambiato il modo di considerare i rapporti, sta cambiando il modo di considerare i rapporti di genere in area MENA. Ho finito i minuti a disposizione, ho finito anche le cose che vi devo dire, quindi... Benissimo, grazie tanto Deborah per questa comunicazione che parla delle complessità legali di interpretazione, eccetera, nella zona MENA contro le donne, eccetera.